Inclusione e accoglienza, dialogo e rispetto, una lezione di vita attraverso il linguaggio semplice e universale dello sport. La 21esima edizione dei mondiali antirazzisti organizzati dalla WISP a Castelfranco Emilia si avvia a conclusione riproponendo un copione ormai consolidato negli anni. Oltre 4.000 giovani provenienti da tutto il mondo per giocare, conoscersi e confrontarsi attraverso lo sport su temi di grande attualità. Integrazione, accoglienza, solidarietà. Partite senza arbitri che ci sono ma restano a bordo campo senza divisa né fischietto. L'unica regola per le squadre che giocano è il fair play. E ancora progetti per le pari opportunità e contro l'omofobia. Tanti i testimonial dell'iniziativa, da Ilaria Cucchi, che in nome dei diritti violati e nei giorni del varo della legge contro la tortura ha dato il calcio d'inizio in questa edizione, a Damiano Tommasi, sceso in campo con la maglia dell'Asso Calciatori, presenza fissa dei mondiali di Castelfranco, come quella degli Avvocati di Strada di Bologna, della Liberi Nantes di Roma e di tante altre associazioni provenienti da tutta Italia. In campo decine di migranti e di richiedenti asilo, 4 giorni di gioco e amicizia per mostrare il volto accogliente e solidale dello sport, viatico chissà per altre partite ben più importanti da giocare e da vincere.